olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, una spolverata di questo preparato di aglio e peperoncino, metto giusto una puntina di peperoncino. Andiamo ad abbrustolire un po' di pane grattugiato. Ora vado a scolare la pasta, aggiungendo prima di farlo, perché la pasta è ancora un po' cruda, ad aggiungere mezzo mestolo di cottura. Andiamo ad impiattare e ora a metterci un cucchiaio di pane grattugiato, giriamo per bene. Buonissimo. Buon appetito, iscrivetevi al canale e se la fate, fatemi sapere com'è venuta. Commentate, ciao!